prestigioso ospite di Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 6 maggio, Andrea Bocelli, accompagnato dalla moglie Veronica, si è sottoposto alle curiosità di Fabio Fazio, che si è reso protagonista di qualche piccola grande gaffa. Il tenore di fama internazionale con la sua fondazione e quella di Renzo Rosso ha appena ricostruito in tempo record una scuola di Sarnano gravemente danneggiata dal terremoto. Intanto è pronto con la nuova tournée e ha appena duettato con Ed Sheeran nella hit del momento Perfect. Tra un collegamento con la scuola e il racconto dei suoi progetti futuri non sono mancate gaffe e figuracce di Fazio. Più volte infatti il conduttore di Che Tempo Che Fa ha utilizzato i verbi vedere o guardare per introdurre clip, lanciare collegamenti o durante l'intervista. Ciò è stato percepito dagli spettatori a casa come una grave mancanza di rispetto, soprattutto perché commessa da un professionista in prima serata su Rai 1. Qualcuno cinguetta: che onore vedervi entrare insieme. Fazio apre alla grandissima con Bocelli. Tuttavia c'è da dire che siamo sicuri che Andrea Bocelli non se la sia presa più di tanto. La star della musica sarà talmente abituato a gaffa di questo tipo che oramai neanche ci farà più caso.